Sono Ennio Bilancini, sono professore di economia comportamentale e teoria dei giochi presso la scuola IMT Alti Studi Lucca e ho il piacere e l'onore di essere il direttore del Game Science Research Center. La Game Science è un'area dai contorni non proprio ben definiti che sta emergendo grazie alla collaborazione di moltissimi ricercatori e studiosi nel mondo e che va dalla psicologia, l'antropologia, lo studio delle scienze dell'uomo alle scienze della vita, alla biologia, le scienze matematiche, le scienze dure, passando per le scienze sociali e tutto ciò che ha a che fare con l'economia e la società. Si contraddistingue dall'avere il gioco, inteso in senso ampio, come il centro del suo studio, come l'elemento che caratterizza tutte le ricerche che la compongono. Il gioco può essere inteso come modello che spiega il comportamento delle persone e delle organizzazioni quando interagiscono tra loro, oppure è inteso come artefatto ludico, ovvero un oggetto, materiale o immateriale, che può essere utilizzato o come strumento attraverso l'ingaggio, l'entertainment, come strumento per impattare nella società, nel comportamento delle persone o nelle credenze delle persone, oppure come un misuratore, esattamente come fa il termometro, andando a utilizzare il gioco per verificare quali sono, ad esempio, le competenze, le abilità. Abbiamo costruito un centro di ricerca interuniversitario che è unico in Italia e in Europa, che unisce più di 150 membri a titolo individuale nelle moltissime università italiane, da Messina a Torino a Trieste, e che ha alcune istituzioni universitarie e centri di ricerca nazionali aderenti, così come alcuni partner strategici. E tutti lavorano ad una di queste tre cose: sviluppare giochi per impattare la società, sviluppare giochi per misurare ciò che è rilevante nei comportamenti umani, sociali e organizzativi, oppure modellare come un gioco ciò che accade per poterne prevedere l'esito. I programmi che utilizzano i giochi richiedono tre livelli, tre step, e noi ci occupiamo di ciascuno di questi o, se necessario, anche di tutti. Il primo è il design del programma e del gioco, che richiede di conoscere esattamente cosa si andrà a fare. Il secondo è l'implementazione del programma utilizzando il gioco, che sia nelle scuole, che sia in un'impresa, che sia nella popolazione nel complesso. L'ultimo e non meno importante è la valutazione d'impatto, ovvero la misurazione secondo le migliori pratiche evidence-based dell'efficacia del programma stesso. Tra i progetti che abbiamo realizzato merita sicuramente attenzione Free to Choose, un gioco volto al mitigare gli effetti negativi degli stereotipi di genere nel mercato del lavoro. Mentre si gioca ci si rende conto che si stanno facendo delle scelte, compiendo delle decisioni in virtù dei propri stereotipi, e questo dovrebbe aiutare il giocatore a evitare di cadere vittima degli stessi stereotipi quando approccia il mercato del lavoro. Ecco un gioco di cui siamo particolarmente orgogliosi: Capitan Avis, a cui abbiamo contribuito in tutte le fasi, sia nel design del gioco stesso, sia nel design e implementazione del programma ludoformativo, che nella fase di valutazione dell'impatto. Un altro gioco che merita sicuramente grande attenzione e che ancora oggi portiamo a tutte le fiere, i festival in dimostrazione, e che è stato l'elemento centrale di un programma ludoformativo di strepitoso successo, è Bluetube, sviluppato dal Comune di Lucca, GEAL e Lucca Crea, partner strategico del Game Science Research Center, e che utilizza il gioco, un gioco da tavolo di tessere e posizionamento, per spiegare e insegnare non solo come funziona la rete idrica, ma il valore dell'efficientamento energetico. La valutazione di impatto del programma Bluetube è stato forse il nostro più grande successo scientifico in questo ambito, grazie anche al provveditorato di Lucca, agli studi di Lucca, siamo riusciti ad avere
non solo 1000 bambini della scuola elementare dai 6 ai 9 anni che hanno partecipato al programma ludoformativo, ma anche altri 1000 che non hanno partecipato, andando così a comparare gli effetti tra l'uno e l'altro e potendo arrivare a dire con la certezza che la scienza permette di dare che il progetto ludoformativo ha aiutato e ha permesso ai bambini e alle loro famiglie di avere una maggiore consapevolezza su quali sono i comportamenti utili ad evitare lo spreco dell'acqua. Dal 2019 il centro ha compiuto una crescita incredibile. La futura linea di sviluppo più importante a questo riguardo sarà continuare ad allargare la rete di università e centri di ricerca che aderiscono al centro e che contribuiscono al centro. Un'altra linea di sviluppo fondamentale è invece quella che guarda al trasferimento tecnologico e all'industria. Infine, il policy making. I decisori politici sempre più spesso fanno richiesta di utilizzare il gioco come parte di politiche pubbliche. Uno degli obiettivi delle future linee di sviluppo del Game Science Research Center è quella di fornire al decisore politico gli strumenti per poter dire quando un progetto che si basa sul gioco è efficace e quando invece non lo è.